Tappa pratese per il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che domani alle 10 sarà a Montemurlo in via Le Querce per la consegna di una villetta schiera con giardino strappata alla criminalità organizzata. Ora diventerà un alloggio di servizio per i carabinieri. La casa era stata messa a disposizione nella piattaforma dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Confiscati. Inizialmente il comune di Montemurlo era intenzionato ad acquistare l'immobile per trasformarlo in un luogo di attività ricreativa e sociale. Contemporaneamente la prefettura di Prato ha opzionato lo stesso bene per trasformarlo in un alloggio destinato all'arma. Entrambe le finalità, quella sociale e istituzionale, sono lecite nell'acquisizione dei beni confiscati. Il comune ha così deciso di fare un passo indietro. Sulla visita c'è da registrare il disappunto del sindaco Lorenzini, che non era stato informato. Mi dispiace apprendere dai giornali e non attraverso una comunicazione ufficiale, dice, che il ministro dell'Interno Salvini sarà a Montemurlo per la consegna ufficiale allo Stato di un alloggio confiscato alla Camorra. Il ministro viene a inaugurare e a mettere il sigillo su una storia iniziata con i governi precedenti. Sono comunque contento che un ministro venga a conoscere una realtà laboriosa e dinamica come la nostra, che ha fatto della legalità e del rispetto delle regole la propria bandiera. Io comunque ci sarò e con piacere farò presente al ministro l'impegno di questa amministrazione a favore della legalità e dell'accoglienza nel rispetto delle regole. A 6 mesi dalle elezioni comunali di Prato, l'occasione sarà ottima anche per parlare di candidature. Il rebus sul nome, la squadra che il centrodestra potrebbe mettere in campo, non è ancora stato risolto, ammesso che la compagine corra unita.